È un atteggiamento che conferisce loro un aspetto simpatico. Non si sa quale ragione abbia spinto alcuni carnivori ad abbandonare la terraferma e a spostarsi nei mari. Sanno nuotare, ma non amano l'acqua. Lo studio degli animali viventi permette di capire come i mammiferi si siano adattati alla vita acquatica. Il bel tempo ha anche qualche risvolto negativo. Gli insetti sono di nuovo molto fastidiosi, ma il fango offre una soluzione. Una bella doccia di fango previene le punture degli insetti. Per non parlare di quanto è divertente. L'ho fatto muovere con l'aiuto di ben 4 persone. Abbassando le Immagino che sarebbero ghiotti soprattutto di hot dog e patatine. Incontrerebbero però problemi nelle zone densamente popolate, perché non credo che gli enterodonti potrebbero vivere a fianco degli uomini. Come vedete, io non sono alto nemmeno quanto le sue zampe. Delle dimensioni del naso sacrificano il senso dell'olfatto, ma tale carenza è ottimamente compensata dalla vista. Le scimmie hanno il muso più piccolo. Nice. I Cro-Magnon erano inventori. Producevano una gamma di utensili maggiore rispetto ai Neanderthal e usavano vari materiali. Sopravvissero perché erano adattabili. Wow. Che vuoi? Mi ricorda mio marito.